Buongiorno ragazzi, andiamo a vedere una crespella vegana, quindi una crespella che all'interno non abbiamo latte e uova. Gli ingredienti sono 200 g di farina di farro, 50 g di farina 00, 400 g di latte di soia e 70 g di panna di soia. Il procedimento è lo stesso, quindi andiamo a mischiare le due farine e due liquidi. Poi, delicatamente, se siamo al lavoro da soli, ricordatevi che l'ausilio delle guarnizioni è sempre efficiente, per notare che la nostra boule non giri. Mettiamo già un pizzichino di sale e mischiamo bene le due farine. Diventerà una pastella fondamentalmente, eh? Quindi cerchiamo di spaccare tutti quanti i grumi, far meno grumi possibili. Differenza di una crespella normale, abbiamo detto che non c'è latte, non c'è uovo e di conseguenza non possiamo neanche pretendere che diventi la classica crespella fine, fine, fine. Quindi velata, quasi trasparente, proprio perché non c'è un alimento come l'uovo che coaguli e che aiuti a tenere attaccato, quindi questa crespella risulterà leggermente più spessa. Poi abbiamo preparato una crema di finocchi e una besciamella fatta vegana, okay? Quindi una besciamella che è fatta con adesso qui che deve riposare un attimino, finisco di sbattere l'impasto, poi deve riposare un minuto e mentre questo riposa vi spiego la farcitura e la besciamella che andiamo a utilizzare oggi, che abbiamo già preparato. Okay. Le mettiamo via. Intanto che le riposa, vi spiego. Allora, la farcitura, abbiamo fatto la farcitura con una crema di finocchi, quindi si prende del porro, si fa rosolare tagliata julienne finemente, si prende del finocchio, si taglia anch'esso piccino, possibilmente tutte le parti regolari, si mette in una casseruola, si fa rosolare leggermente, si aggiunge del brodo vegetale o dell'acqua, coprendola all'incirca fino a un dito sopra il livello dei nostri finocchi, quindi 2/3 della capienza solida, deve essere liquida. Si porta a bollore, quando bolle si abbassa leggermente la fiamma e fino a che non è del tutto stracotto e l'acqua in eccesso, il brodo in eccesso evaporato, dopodiché si frulla, otteniamo questa crema di finocchi. Invece la besciamella vegana, abbiamo fatto una besciamella con del latte di soia e della panna di soia, ok? La proporzione, abbiamo fatto 250 grammi di latte di soia, 250 grammi di panna di soia, quindi mezzo litro di liquido. Abbiamo aggiunto 5 grammi di sale all'interno. Abbiamo fatto un roux con erano 20 grammi di olio e 30 grammi di amido di riso. Okay? Quindi abbiamo fatto il procedimento lo stesso, scaldato il latte di soia insieme alla panna di soia col sale, preparato il roux con amido di riso e olio. Una volta che il nostro roux era pronto, abbiamo unito il latte bollente poco per volta nel roux e siamo tornati sul fuoco. Adesso che la nostra pastella ha riposato un attimino, andiamo a fare la prima crespella, la facciamo tutti assieme, ovviamente essendo vegana, non avendo latticini, mettiamo dell'olio in una padella antiaderente. Una volta messo l'olio e unta bene tutti quanti i bordi, la nostra padella fuma, la nostra pastella è pronta, ok? Cerchiamo di versare la quantità giusta nel centro e fare un movimento rotatorio come se fosse una crespella normale. Ovviamente è più densa, rimarrà più spessa, ma l'obiettivo nostro è sempre lo stesso. Sempre con uno stuzzicadente andiamo a passare via i bordi. Quando vediamo che si stacca, delicatamente la prendiamo, la giriamo un secondo. Facciamo cuocere bene perché
deve cuocere bene il latte di soia, la panna di soia, e legare bene con la farina, perché non avendo un uovo, di conseguenza deve essere una cosa cottura e assorbimento. Fatto questo, la versiamo. Così andiamo avanti a fare tutte le nostre besciamelle, le nostre crespelle. Fatte le nostre crespelle, scaldiamo un attimino la nostra besciamella, che cambia un pochino la consistenza, dato che non c'è. Una volta scaldata, andiamo a mettere un cucchiaio, lo stendiamo bene sotto alla nostra pirotinina. Dopodiché prendiamo la nostra crema di finocchi e le nostre crespelle. Togliamo del tutto dal fuoco, visto che è calda. Ricordatevi che le crespelle hanno un lato più scuro e un lato più chiaro. Il lato più scuro è quello che deve sempre stare all'interno, perché se poi andiamo a farle gratinare, ovviamente rimane troppo scura. Mettendola all'interno, invece, non abbiamo problemi di colore. Mettiamo un cucchiaino della nostra crema di finocchi e la stendiamo su tutta la superficie. Dopodiché possiamo chiuderlo a fazzoletto, a portafoglio, possiamo girarla, arrotolarla a mezzaluna, come vogliamo. Ricordatevi che comunque, essendo una crema, che poi dobbiamo andare a scaldarla, meno giri gli diamo, più è facile che rimanga all'interno la nostra farcitura. Quindi io la chiuderei in quattro, portafoglio, vuol dire. Diamo una, facciamo subito anche le altre quattro, così poi possiamo andare tranquillamente a gratinare. Una volta composta la nostra pirofila, andiamo a prendere un po' di besciamella vegana e andiamo a cospargere le nostre crespelle. E non gli mettiamo parmigiano, non gli mettiamo burro, perché altrimenti finirebbe la filosofia del vegetariano, del vegano. Ma andiamo a mettergli un po' di pangrattato, che aiuta sicuramente a fare la crosticina croccante, come se fosse la gratinatura del burro e del parmigiano. Andiamo a infornarla a una temperatura di 195 gradi, 200 gradi, quindi a temperatura molto alta, per poco tempo, perché deve solo gratinare. Passato il tempo di gratinatura, le nostre crespelle vegane sono belle gratinate e belle compatte, come se fossero delle crespelle normali. Quindi, buona crespella vegana a tutti!